Grazie Berardo. E adesso, per concludere questa prima parte sulla narrazione Second Life, darei un attimo la parola a Marco Cadioli e poi a Paolo Palmacci. Farei questa per vedere proprio dal punto di vista degli artisti che lavorano in Second Life come vedono questo discorso. Sono Marco Cadioli, ma credo che la maggior parte dei presenti li ho conosciuti tutti come Marco Manrei. Mentre si parlava dell'arte in Second Life, mi è venuto un flash di come ci sono arrivato e poi dove sono andato. In realtà io ho cominciato a fotografare il virtuale, a raccontare il virtuale fuori da Second Life, e adesso sono emigrato ultimamente nel mondo virtuale cinese e quindi sono nuovamente fuori da Second Life, è stato un transito. Non posso ripormi la stessa domanda ogni volta che entro in un nuovo mondo virtuale, se no dovrei richiedermi se è arte quella in Counter-Strike e poi se è arte quella che c'è in Hi-Fi-Fi in Cina. Quello che trovo è che alcuni artisti hanno cominciato a porsi delle domande su il rapporto che abbiamo nella costruzione del virtuale. Stiamo costruendo dei mondi 3D, ci sono tre mondi. Questi mondi diventano spazi di socialità, diventano tutto quello che sappiamo, che è inutile che racconto. Ecco, alcune delle domande fondanti che questi mondi pongono, l'identità, quelli che interessano a me, l'identità individuale, la declinazione della propria identità, il paesaggio, la ridefinizione dello spazio attorno a noi, in che orizzonte i nostri avatar metteranno i piedi. Ecco, secondo me possono essere arte. L'arte può rispondere ad alcune delle domande fondanti che ci stiamo ponendo rispetto al virtuale, e verrà fatta in vari mondi, in vari luoghi. Questo credo sia un punto dominante. Grazie. Ecco, grazie. Paolo Palmacci. Mi riallaccio a quello che ha detto Manrei, nel senso che Second Life è innanzitutto uno strumento attraverso il quale provare a esprimere se stessi, che è, diciamo, il primo passo per poi dirigersi verso quell'oggetto sconosciuto che chiamiamo arte, su cui ci interroghiamo, come hanno detto qui poco fa, da sempre. Proprio in questi giorni ho postato sul mio blog un estratto di F for Fake, diciamo che è stato un film magistrale dal punto di vista dell'analisi di quello che è il mondo dell'arte, di come funziona, eccetera, eccetera, e della relazione che c'è fra l'arte e la verità. Sicuramente Second Life, essendo un mondo tridimensionale, immersivo, tanto che siamo rappresentati da un avatar, e questo processo di identificazione molto forte, spesso e volentieri, ci permette di sottoporci delle questioni, ritengo fondamentali, apparentemente ludiche, ma sono questioni fondamentali come l'identità, come diceva poco fa Manrei, che si solleva in modo molto forte. La libertà e quindi anche l'arte come mezzo, secondo me, per analizzare questi due elementi molto importanti. Il problema credo che sia, ecco, sicuramente c'è una notevole facilità, con poco riusciamo un po' tutti a fare delle grandi immagini, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, il problema è dare senso all'espressione artistica, a quello che è l'espressione di se stessi. Questo si fa solo portando dei contenuti reali, non il semplice contenuto forma per riempire un mondo di prime o di texture. Insomma, bisognerebbe, secondo me, ed è questo che sto cercando di fare. Su questo sto cercando anche di discutere con altri utenti all'interno di Second Life, cercare di trovare una forma espressiva profonda
in grado di guadagnare possibilità di relazionarsi con l'esterno, perché fin quando si produce qualcosa lì dentro si rischia di fare una sorta di giochino, una sorta di arte per l'arte, cosa che ho sempre rifuggito fin dall'inizio delle mie esperienze artistiche negli anni '80. Suonavo in delle band misconosciute punk. Io credo che l'arte debba essere espressione di se stessi e in grado di parlare di cose reali e non solo un gioco di ruolo, come spesso è dentro Second Life. Questo non fa bene a Second Life e non fa bene a chi intende utilizzare Second Life con uno scopo, secondo me, e ce ne sono di persone che vogliono fare questo, artistico in senso forte. E chiudo qua. Grazie Paolo. Adesso passo la parola a Davide Borra, architetto. Grazie. Mario mi diceva, proprio in questo momento, cerca di dire qualcosa di forte. Io ci provo. Davide Borra, architetto, una formazione umanistica e progetto virtualità da circa 15 anni. Second Life è uno dei più di 50-60 mondi virtuali metaversi. Bene o male, a parte qualche distinzione di obiettivo, tutti quanti presentano uno spazio interattivo. E su questo concetto qua vorrei iniziare a dare due commenti su una serie di parole che ho sentito anche prima. Io non, quando progetto spazi virtuali, non so se sono un artista, di sicuro cerco di essere un architetto, cioè cerco di applicare un progetto che ha dei fondamenti. La soluzione del progetto non so se è artisticamente valida, potremmo discuterne un'infinità. Di certo però ci sono due tre aspetti che vorrei discutere. La prima cosa, il termine, il rinascimento virtuale. Il rinascimento non è solo arte visiva, noi qui stiamo parlando solo di arte visiva, l'arte plastica, odore, gusto, stare insieme, condividere, rompere, eccetera, eccetera, piacere o non piacere, e che il fatto che prima Milton diceva c'è un concetto fondamentale nel riconoscerlo per l'arte, cioè la bellezza, ha incluso un elemento di cui di nuovo potremmo discutere all'infinità su cosa è bello e non bello. Io credo che ci sia un fondamento nel poter vivere un metaverso e che si è protagonisti al di fuori di qualsiasi etichetta. Ed è questo fondamentalmente che fa che tutti ci si senta artisti. C'è un livello di creatività fondamentale, di creazione, di produzione, di contenuti che in Second Life è in Second Life e altri metaversi è fondamentale. È uno degli aspetti epici che Philip disse, no? Io voglio creare un luogo dove tutti possono creare e che rimanga in qualche modo, bisogna pagare una fee per il momento, però rimane in qualche modo, no? Possiamo viverlo. Allora dico, secondo me non esiste il rinascimento virtuale, ma esiste un manierismo virtuale, cioè non c'è un codice che oggi ci possa dire quello è uno stile che ricorderemo, proprio perché ciascuno può dire la sua, e io mi auguro che si continuerà a fare questo. Perché dobbiamo decidere qual è vera arte? Forse perché qualcuno o tutti vogliamo sentirci dire di essere veri artisti. È una contraddizione di termini, non siamo nella realtà, ma vogliamo esserci come siamo abituati a percepire la realtà. Perché non creiamo un mondo nuovo veramente? Cioè perché non proviamo a ribaltare completamente le regole? E allora forse non c'è neanche più bisogno di metterci un'etichetta. Questo per lanciare la pietra. Adesso, per invece dare un aspetto positivo al mio intervento, vorrei che prendessimo in considerazione anche un altro aspetto che invece è peculiare dei metaversi. Nella vita reale noi non possiamo fare molte cose che il metaverso ci permette. Forse in quell'ambito lì il metaverso diventa un'espressione artistica che la realtà non potrà mai raggiungere. Si parla di reflexive architecture, di sensible architecture, si parla di spazio che diventa proiezione di se stessi. Ecco, questa la realtà non ce lo può far fare con lo stesso grado di libertà col quale il metaverso ce lo fa fare.
possiamo usare tempi paralleli, dimensioni parallele. Forse lì l'arte del metaverso potrà essere vera arte, o forse quell'arte che in realtà non potrà mai essere vera. Allora, grazie Davide. Prima di passare la parola a Margherita Balzerani, mi ha offerto proprio su un piatto d'argento adesso una risposta. Allora, diceva Davide, non esiste un rinascimento virtuale, soprattutto riferito alla mostra, e non solo arte visiva. Allora, il discorso mio è, vi svelo un piccolo segreto, questa mostra ha due livelli di lettura. A un livello ci sono tutte queste belle opere, le immagini, le performance, i film, eccetera. All'altro livello c'è un'operazione che vuole essere concettuale. Questi sono i guastatori, adesso Borra li ha pagati proprio perché tocca alzare la voce. Un attimo solo. Allora, un secondo. Un attimo solo. Non finisce. Vabbè. Ecco, allora cerco di dire, prima riprendo la batteria. Operazione concettuale, quindi avessi fatto il rinascimento virtuale a Catania piuttosto che a Hong Kong o a Chicago, non avrebbe avuto assolutamente lo stesso impatto. Nel momento in cui io enuncio una mostra che si chiama Rinascimento virtuale a Firenze, allora mi diventa comunque un'operazione assolutamente concettuale. Scusate che grido, ma se no non si sente. E in questo senso va letto tutto il discorso Rinascimento virtuale. In secondo luogo c'è un altro discorso importante, che è quello della ricaduta del virtuale nel mi sembra essere il cantante di Led Zeppelin, adesso metto a fare All Out of Love, ecco, vabbè, poi facciamo, ok, niente, si diventa degli showman a far conferenze. Allora, il discorso, dicevo, secondo segreto della mostra, che c'è la ricaduta nel mondo reale del virtuale, non è il virtuale che esiste solo all'interno di Second Life. Chi se n'è accorto avrà visto, è per strada, cominciamo a vedere i riflessi ai mondi virtuali, e nella mostra qualche indizio c'è. Sono delle opere di Albertini Moioli, ci sono delle opere di Deiana Cabilio, di gente per cui che opera nel mondo vero riprendendo quello che succede nel virtuale, quindi solo come eco. Tutto questo potrebbe essere, terzo segreto, l'oggetto di una prossima mostra, e questo lo lancio in diretta a Mirko Lalli. Se vogliono, l'anno prossimo sono pronto con Fabio Fornasari, squadra che vince non si cambia, mostra sulla ricaduta dei social network nel mondo reale. Quindi Rinascimento virtuale, secondo me, esiste a tutti gli effetti e vive e ha buona salute, gode di buona salute. Adesso passo la parola a Margherita Barzerani. Bravo. Buongiorno, mi chiamo Margherita Balzerani, sono curatore, ho lavorato per 7 anni al Palais de Tokyo, che è un sito di creazione contemporanea che si trova a Parigi, e mi interesso da almeno 2 anni a spiegare, mi scuso per il mio italiano perché non parlo da tempo italiano, quindi creo dei neologismi spesso, e quindi... mi sono interessata a Second Life perché lavoro da molto tempo dal punto di vista estetico, cercando di comprendere il rapporto di riappropriazione da parte di artisti contemporanei dei videogiochi. Sono entrata in Second Life molto tardi, come Domenico 40, nel 2006, nel momento in cui a Parigi e soprattutto in Francia molti musei si spostavano, cercavano di creare degli... No, non posso parlare, è impossibile. C'è qualcuno qua dei relatori che canta bene? Paolo, tu suonavi il basso, non sarebbe male però. Vabbè, niente. Potremmo cantare le relazioni a sto punto. Vabbè. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo.
Allora, dicevo, mi sono interessata a Second Life nel 2006 perché tutti i musei francesi creavano per mancanza di spazio delle filiali, per esempio il Louvre a Abu Dhabi, il Centro Pompidou a Metz. In seguito a questa cosa sono andata a vedere il direttore del Palais de Tokyo, Marc-Olivier Valère, e gli ho detto: ma perché anche il Palais de Tokyo non farebbe un annex in qualche posto, e non in un posto reale, in un posto che possa permettere agli artisti di produrre un'esperienza artistica che potesse andare al di là dei limiti corporei, dei limiti materiali? E penso che in tutta questa storia di rinascimento virtuale Mario abbia una grande legittimità, soprattutto per la sua formazione, perché si tratta di un architetto, e quindi ci sono tantissimi architetti che fanno delle cose straordinarie su Second Life, e forse sono proprio gli architetti che creano qualcosa che va al di là della semplice mimesis della vita reale. Per me ciò che è prodotto su Second Life, personalmente non trovo che tutte le opere prodotte su Second Life siano valide. Alcuni artisti hanno creato, io sono stata invitata da Mario per presentare, infatti presento due architetti che si chiamano Brad Klingerman e Jamil Medawi, che sono architetti e che hanno creato una specie di protesi, se vogliamo. Loro la chiamano the third eye, il terzo occhio, il terzo se stesso, e forse la possibilità di creazione è molto importante su Second Life, perché l'artista attraverso il suo avatar è demiurgo di che cosa? Soprattutto di se stesso prima di tutto, e poi di tutto ciò che lo circonda. E se oggi ci sono artisti che si appropriano di questo mondo, di questo metaverso, come Miltos Manetas, che dice che è uno spazio vuoto, si tratta di un deserto, e infatti è così. Per me Second Life è un'utopia, qualcosa che è comparabile a quello che diceva Robert Smithson, un non luogo, un arcipelago che dal punto di vista spaziale è esteso, ma che non ha un centro, non ha una periferia, e tutto ciò che esiste in Second Life è possibile. Quando voi arrivate, non lo so se nella sala c'è qualcuno che ha un avatar, quando voi arrivate di fronte alla porta di apertura c'è una mano e c'è scritto your world, your imagination, la tua immaginazione, il tuo mondo. Quindi se oggi ci sono Marco Cadioli, Miltos Manetas, Chris Marker, che è un grandissimo metteur en scène, regista, che si sono appropriati di questo mondo, c'è una ragione. Questo mondo rende possibile, è un mondo che rende possibile una nuova forma d'arte, che possa comprendere per esempio la mancanza di gravità, che possa formulare un'architettura sensibile, quasi un'architettura empatica, dove per esempio noi attraversiamo questa architettura e questa architettura si colora in funzione del nostro stato d'animo, giallo, rosso, o che possa permettere, non lo so, delle esperienze di performance. Posso citare per esempio degli artisti come Eva e Franco Mattes, che hanno riprodotto all'interno di Second Life tutte le performance degli anni 70. Quindi se questo tutto questo oggi è possibile, ci sono delle esperienze incredibili, e gli artisti, come era stato negli anni 60-70 per il Net Art, se ne appropriano. Grazie. Grazie Margherita. Tra l'altro, quando Margherita parlava appunto di performance, secondo me si potrebbe estendere il discorso non solo alle performance fatte dagli artisti, ma quelle inventate dalle persone, come per esempio Roberta Greenfield in Second Life, che si inventano proprio dei personaggi e riescono a sostenere benissimo questa parte, guadagnando anche una reputazione forte all'interno di Second Life e del web. Adesso, se Roberta volesse dire due parole, mi farebbe molto piacere. Ci racconti in due parole il tuo personaggio, proprio come espressione artistica. Sì, buonasera, sono Roberta Greenfield. In Second Life sono una PR e oltre a questo ho un gruppo di 700 persone, tutti italiani. In Real Life invece mi occupo di advertising, d'accordo, è sempre comunicazione, però in Second faccio altre cose. E in particolare mi occupo anche di arte, anche se non sono una esperta, ma ho aperto una galleria d'arte monoopera che pare abbia molto successo, nel senso che
Esistono tanti spazi che contengono decine, centinaia di opere, io invece ho fatto una scelta diversa ed espongo un'opera alla volta, un'opera che è sempre interattiva, quindi sono, chiamiamole delle sculture interattive piuttosto che delle installazioni. Devo dire che nella scelta ho comunque un partner numero uno, che è Asian Lednev, ossia Fornasari. E individuiamo degli artisti che hanno delle potenzialità e che permettono di creare dei piccoli eventi, per cui organizzo questi vernissage in cui la mia opera viene presentata e alla fine non c'è mai comunque una fruizione passiva. Ad esempio qualche giorno fa abbiamo presentato un'opera di Scellina Winkler, che è un'artista italiana, e alla fine ci siamo seduti tutti sull'opera, che era una meraviglia di colori rotanti, scusate la definizione, ma ripeto, non sono una tecnica, lame rotanti colorate, ed è uscita una serata molto bella con tutta una serie di riflessioni anche sull'arte. Per cui do in questo modo il mio piccolo contributo da PR al mondo dell'arte in Second Life, facendo conoscere artisti o comunque persone che secondo me creano curiosità e creano delle opere che generano anche delle emozioni. Grazie. Poi, sempre per stare in tema di personaggi che comunque si sono creati una grossa reputazione in Second Life, abbiamo qua anche Ginevra Lancaster. Interessante, perché tante volte si parla di fashion designer in Second Life, di artisti, dicendo bah, queste sono persone dal d'oggi al domani si inventano in una professione lì e che nella vita vera non facevano cose estremamente interessanti. Questo è il caso, invece una persona fa una cosa interessantissima nella First Life e ne fa una altrettanto interessante con successo nella Second Life, e questo ancora una volta manda per aria tutti i luoghi comuni. Se Ginevra barra Adriana ci vuol dare una piccola testimonianza. Tra l'altro Ginevra è la mente dietro al progetto Moleskine, coordinato naturalmente progetto di Fabio Fornasari, ancora una volta ritorna questo nome che ormai vi si imprimerà nella memoria, e quindi sentiamo un po'. Ma io, grazie, non me l'aspettavo. Cosa faccio in real life? Mi occupo anch'io di pubblicità e di comunicazione. Cosa faccio in Second Life? Faccio vestiti. E credo di essere, a questo tavolo dove si parla di arte, invece una rappresentante dei non artisti. Io non sono un artista, non mi ci sento neanche un po', ma mi diverto come una pazza a fare i vestiti in Second Life. E credo che li vendicchio anche abbastanza male, per cui anzi Ginevra Lancaster, poi dopo vi mando tutte quante i landmark, le cose eccetera, mi hanno detto che se triplicassi i prezzi li venderei molto meglio, perché per il momento sono a 300 linden e quindi basso, tiro su, però mi diverto come una pazza. E adesso, mettendola sul un attimo sul serio, io non avevo mai usato Photoshop in vita mia prima di entrare in Second Life. Sono entrata in questo mondo, ho visto che c'era questa storia dei vestiti, che alle femmine piace da morire vestire la Barbie, mi è venuta voglia di vedere posso provare a farne uno io, e mi è preso il trip del fare, perché per me Second Life è un mondo da dove fare le cose, e il piacere è fare. Ok, basta. Grazie. Adesso, se si riuscisse, costringendo a tutta un'acrobazia, se riesce la signora, la nostra interprete, io vorrei invitare anche un attimo Frida Korda. Mi sbilancio, tanto la mostra ormai c'è, posso dire la verità, è una delle mie artiste preferite in assoluto. Così, se Frida Korda volesse... Grazie. Buonasera. I don't speak Italian, so I'm going to say it in English. I am a model in real life, so when I came on Second Life I took pictures of myself from the first day, and then I started to make collages with it in Photoshop, and so it turns out to be that I'm now here in Firenze and at the exhibition of
rinascimento virtuale. So that's all I can say. I'm very I'm very shy to speak. I'm very interested. I will be. It's for like 2 years that I am on Second Life, and I'm not bored still. So I want to learn more about creations, about with scripts and so. But the only thing I'm very good in is photographing. So voilà. Okay, thank you. Grazie. E poi le sue opere veramente parlano proprio per lei, raccontano tantissimo. Per finire questa piccola panoramica sugli artisti, poi riprendiamo un altro discorso, io inviterei un attimo, e l'occasione è veramente interessante perché obiettivamente, diciamo la verità, mettere insieme tutte queste persone in una volta, obiettivamente conferenze ne ho viste tante, ma con tutti questi protagonisti è raro. Quindi Patrick Moya, mi sembra essere ai telegatti, quelle cose... La notte degli Oscar, prego, si tu veux parler un peu. Ok, je traduis si tu veux. Ah, ok, bon, ok. Rapidamente, vais essayer de parler en italiano. Mon problème sur Second Life est non d'être un artiste, è un artiste dans la vita reale, mais sur Second Life è una creatura, non un creatore. Non è un problema di fare dell'arte contemporanea su Second Life, è giusto una vita su Second Life, è vita, una vita di artista. Je fais semblant d'être un artiste sur Second Life. Fa finta di essere un artista in Second Life. Ma non è il problema dell'arte contemporanea, non necessita di fare la similar. L'arte similare all'arte del museo contemporaneo e non la similare situazione e non è del museo bianco, bello, del centro d'art e non è l'arte non è la même, non similare. È solamente una creatura dans Second Life, un personaggio è la Gioconda e non Leonardo da Vinci. Grazie. Tra l'altro, prima appunto si parlava di arte Second Life come arte solo di immagini, di figurative, eccetera. Provate ad andare nell'isola di Moya e vedrete che è totalmente differente a questo. È un'isola dove c'è la celebrazione totale di questo personaggio, in maniera anche ironica, perché c'è la farmacia Moya, museo Moya, c'è tutto riferito a Moya e addirittura c'è l'opposizione a Moya. C'è Moya per cui che va in un territorio dove si vede sparare contro se stesso e trova che questa sia una cosa assolutamente straordinaria e delirante. A questo punto vorrei passare la parola un attimo a Giampiero Moioli per riprendere il discorso della ricaduta nel reale del virtuale e viceversa, se possibile. Allora, buongiorno a tutti, io sono Giampiero Moioli, credo di avere già un avatar nella vita reale io, perché non sono Giampiero Moioli ma sono Albertine Moioli, infatti io dico sono uno scultore, ma in realtà sono mezzo scultore perché lavorando a quattro mani con Stefania Albertini condivido durante la creazione delle mie opere, che non so se siano opere d'arte o meno, e se lo dico a bassa voce, ma non è che sia poi forse così importante se non ai fini del mercato. Comunque il fatto di entrare in Second Life è un'estensione. Io, come dicevo prima, lavoro già a quattro mani nella vita reale, che è una cosa che succede adesso sempre anche più spesso, ma che quando abbiamo cominciato noi ai tempi dell'Accademia era un po' più rara. La cosa bella di questo è la condivisione dell'opera d'arte proprio direttamente durante il momento della creazione, e quello che mi dà Second Life è il poter entrare in un mondo dove le persone condividono arte o non arte, condividono
come dicevano loro, Roberta Greenfield, Roxelo Babenco, Arco Rosca, Asian Letnev, tutte queste persone, Frank Kulas, condividono non so che cosa, non, forse a tutti loro non interessa essere definiti artisti, quello che interessa è che comunque Second Life, esistono altri programmi di modellazione dove si può creare, dove si può, 3D Studio Max, Blender, che è un programma eccezionale, però quello che Second Life ha in più rispetto a questi è proprio la condivisione, il poter condividere. Infatti io, che insegno anche all'Accademia di Belle Arti, con i miei allievi sto cercando di impostare un discorso anche attraverso Second Life. E questa è una cosa molto interessante. Per quanto riguarda il fatto se l'arte in Second Life è veramente arte oppure no, andate, io vi direi, a vedere la mostra al Museo Antropologico. Ed è io stamattina l'ho rivista, ho vissuto i giorni dell'inaugurazione, stamattina l'ho rivista con un po' più di calma, è una mostra da vedere con calma e io dico che sicuramente lì ci sono delle opere d'arte, non so dirvi quale siano, non è il mio compito, per questo ci sono i critici d'arte, i galleristi, io non so dirvi quale siano, ma devo dire che io stamattina, quando sono entrato con un po' più di calma, questa mostra mi ha proprio dato un'emozione, un'emozione che è data anche dall'interazione fra le opere installate e le opere presenti nel museo. È proprio un vissuto, diciamo così, emotivo il mio che ho avuto stamattina, ed è uno dei modi che possono essere utili per fruire di questa mostra. Grazie. Grazie. Parlando della dimensione partecipativa, chiederei a Milla Noel, non te l'aspettavi, ecco. E poi naturalmente a Roxelo Babenco, un'altra presenza, un faro, se volete avvicinarvi. No, che veramente oggi sembra di essere in famiglia, è divertente questo. Buonasera a tutti, io sono Roxelo Babenco in Second Life e nella vita reale Rosanna Galvani. Mi occupo nella vita reale di eventi culturali, perché sono un funzionario al servizio cultura nel mio comune, quindi ho trasposto in Second Life, diciamo, una parte del mio lavoro, e ho creato il Museo del Metaverso. Il Museo del Metaverso è un luogo, io lo definisco sempre un luogo antropologico in evoluzione, in continua evoluzione. Infatti ci stiamo evolvendo continuamente. Lei è Milla, un'artista del museo, come lo è Frida Corda. La sua presenza, la loro presenza a Rinascimento Virtuale per noi è, per me è una grande soddisfazione, perché questi artisti, diciamo, scoperti, scelti da me, hanno avuto una grande evidenza all'interno del museo, della mostra. Si parlava di arte, è arte, non è arte l'arte di Second Life. Allora, io sono molto d'accordo con l'ultimo discorso di Giampiero Moglio, di Giorgia, molto d'accordo. Cioè, noi che lavoriamo dentro Second Life non ce lo poniamo questo problema, perché facciamo continuamente, cerchiamo di fare le cose al meglio. Siamo usciti da Second Life e già per noi questa è una soddisfazione enorme. Siamo persino andati come museo all'Accademia delle Belle Arti di Macerata. Che significa questo? Avrà un senso che l'Accademia delle Belle Arti di Macerata, un'istituzione, diciamo, importante dell'arte, chiama un esponente di Second Life che ha creato un museo a parlare ai ragazzi? Per me questo significa che anche cioè che si riconosce un valore a quello che sta succedendo in Second Life nel campo della creatività, dell'arte. E quindi poi se sarà arte o non sarà arte lo vedremo in seguito, lo vedranno i posteri probabilmente. Comunque è una grande importanza anche il rapporto all'interno di Second Life. E questo evento di oggi
testimonia non solo l'importanza dell'arte, ma l'importanza delle relazioni che si sono create attraverso Second Life. Quindi il conoscersi, l'incontrarsi. Infatti, come diceva Gerosa, la mostra può essere letta a diversi livelli, a livello esclusivamente della presentazione delle opere, ma a livello del grande evento comunicativo che ha creato e di relazione, di incontro. Questa secondo me è una parte che non va trascurata, perché oggi ci siamo ritrovati persone che non si erano mai viste davanti ad un tavolo a mangiare piatti fiorentini. Eravamo italiani, eravamo americani, eravamo insomma di tutte le parti del mondo, e questo secondo me è la cosa straordinaria, straordinaria della mostra e straordinaria di Second Life. Grazie a tutti. Milla. Cosa? Io vi posso dire insomma che Roxelo è una persona molto in gamba, che sta portando avanti questa idea del museo con grande energia. Stiamo riproducendo anche una mostra parallela al Rinascimento virtuale anche dentro Second Life, ci sono 40 artisti che si esibiranno nei prossimi mesi. E che cosa vi devo dire? Ci sono, secondo me, il mezzo Second Life, il mondo virtuale, è veramente ha una potenzialità estrema, e in realtà quando entri dentro non sai neanche tu cosa vuoi fare. Ti trovi di fronte a cose incredibili, e anche a questo fatto di avere un'intelligenza connettiva, cioè ti puoi collegare con gli altri, scambiare, imparare, crescere a una velocità molto, molto elevata, molto più elevata che nella vita vera. Sono abituata a parlare alla gente, scusate. Grazie. Milla citava questo discorso della mostra, di un'altra mostra in parallelo, in Second Life, l'ha organizzata, ideata Paolo Valente, Arco Rosca, in Second Life. Facciamo raccontare sì. A lui. Non solo io, adesso dirò anche come l'abbiamo organizzata. Io intanto intervengo a questo punto della discussione, quindi faccio una piccola finestra su quello che tu all'inizio dicevi. Io sono un architetto e basta. Il discorso dell'arte, diciamo, lo lascio molto a voi, e io sin dall'inizio, entrando in Second Life, ho scelto di stare dalla parte chi fa le cose, pur partecipando, come tu sai e altri sanno, a tutto quello che è anche il modo di dirsi quello che stiamo facendo. Per cui trovo interessantissima anche l'occasione che avete creato intorno alla mostra Rinascimento Virtuale. Per me Second Life è una grande occasione per l'architettura. È possibile, attraverso Second Life, quindi l'utilizzo di una piattaforma, poter dare forma in maniera, diciamo, adatta ai tempi che viviamo a dei contenuti. E se i contenuti, almeno di quelli di cui io mi occupo come architetto, io ho investito da circa 2 anni come studio professionale questa, diciamo, tranche di ricerca anche su quella che è diciamo, la dimensione di Second Life, ecco, la voglio chiamare dimensione, qualcuno la chiamerebbe esperienza, altri neodimensione. Dicevo, questo tipo di ricerca ha fatto sì che, pur non venendo da esperienze di tipo virtuale, di tipo concettuale o di tipo artistico, come architetti abbiamo trovato in Second Life un campo d'applicazione molto elevato dal punto di vista di quella che per me è una parolina magica che oggi, diciamo, è un po' assente, che è quello dell'interazione. Se diciamo, noi pensiamo di dare forma a dei contenuti, e i contenuti sono questa grande trasformazione che stiamo vivendo, cioè il passaggio da un mondo di comunicazione a un mondo di interazione, ecco, Second Life trovo che da questo punto di vista è straordinaria, e trovo, questo lo dico in maniera chiara, che è molto più avanti di tutte le cose che noi stiamo dicendo oggi. E soprattutto, se la forma in qualche maniera rappresenta anche il modo come noi comunichiamo Second Life, ancor prima di come ne parliamo, almeno questo è quello che è valido per me, ecco, trovo che è una responsabilità di ognuno di noi in qualche maniera prestare attenzione a questa cosa che dico. La mostra di Rinascimento Virtuale è un primo tentativo che in qualche maniera fa questa grande operazione di restituire una comunità presente, un numero di artisti, diciamo, che fino adesso ognuno di noi in parte aveva percepito nella propria testa, ma per la prima volta lo vediamo così messo in un catalogo e messo in un diciamo, elenco, attraverso anche un lavoro, chiamiamolo anche critico. Quello che trovo è che dobbiamo fare di più. È impossibile pensare di comunicare quello che noi stiamo vivendo in questa relazione, diciamo, che non è più cognitiva, concettuale, cioè ormai appartiene a quello che noi chiamiamo sistema
emozionale della nostra vita. Cioè, tra noi e il nostro monitor, tra il monitor e quello che creiamo come relazioni, ecco, pensare di non strutturare una cosa di tipo immersivo o di tipo, o, diciamo, interattivo dal punto di vista relazionale, mi sembra qualcosa che ancora in qualche maniera dobbiamo raggiungere. Torno a quell'ultima cosa che mi dicevi, noi, per ritornare a qualcosa anche che è molto concreto, stiamo organizzando parallelamente con la comunità di Ukbar, che è stata data vita insieme alla collaborazione col Museo del Metaverso, ad una mostra che vede, diciamo così, partecipare circa 50 artisti in Second Life che parallelamente espongono le proprie opere, è possibile vederle per quello che sono dentro un sistema di tipo immersivo dove è possibile incontrare le persone sia che si occupano di arte sia che stanno lì per chattare, per fare altro. Tutto qua, grazie.